Buongiorno, stavo cercando i bianchi. Sono qua su. Qua sopra è questa villa con quel leone, il cancello, sì, sì. Col sole sopra. Vedete le iniziali, la B di Bianchi. Vedo delle BMW, una Chevrolet, una Smart. Lì c'è un enorme leone e questo è un molosso. Diciamo che non ha proprio l'aspetto di una casa di chi ha bisogno del reddito di cittadinanza. Salve Ruggero, chiamo Carlo Marsilli. Le posso chiedere come mai ha fatto richiesta il reddito di cittadinanza? Ecco, quello che è appena entrato in casa è Ruggero Bianchi, il padre dei due ragazzi arrestati, accusato in questo momento di frode nei confronti dell'INPS. Secondo la Guardia di Finanza avrebbe omesso dei dati nella richiesta del reddito di cittadinanza e avrebbe così frodato 16.000 euro. Assieme al padre di Gabriele, Marco Bianchi, per lo stesso motivo sarebbero stati denunciati anche la madre di Francesco Belleggia e il padre di Mario Pincarelli, i due ragazzi coinvolti assieme ai fratelli Bianchi nell'omicidio di Willy Monteiro.